Ti presento John. John sembra riuscire ad attirare ogni tipo di maltempo e di disastri naturali ovunque va. Guarda tu stesso. Un giorno John si accorge che il suo cane è irrequieto. Il cane continua a graffiare la porta d'ingresso e a vagare per la casa. Cerca persino di nascondersi in un angolo mentre ulula e abbaia. Quando alcune tazze iniziano a tintinnare nella credenza, John capisce il motivo di quell'irrequietezza. Il rumore è prodotto dalle scosse di avvertimento mini terremoti che precedono l'evento principale. I terremoti si verificano spesso in gruppi. Dopo alcune deboli scosse, è probabile che ne stia per arrivare una molto più grande. Qualche tempo prima che il disastro colpisca, la gente potrebbe notare strane luci blu emergere dal terreno o librarsi nell'aria. Sono le luci telluriche. Possono apparire giorni o pochi secondi prima che la terra inizi a tremare. John sta camminando lungo la riva dell'oceano. Improvvisamente vede l'acqua ritirarsi dalla spiaggia molto, molto velocemente. Oh oh! John, scappa il più velocemente possibile. Raggiungi un'altura. Sta per arrivare uno tsunami. In questo caso la tua vita potrebbe dipendere dalla tua velocità di reazione. Anche un inaspettato e bizzarro innalzamento del livello del mare può essere un altro segnale dell'avvicinarsi di uno tsunami. È un evento che accade nel 40% dei casi. L'acqua in arrivo è la prima onda di tsunami. La seconda, molto più grande, arriverà dopo circa 10 minuti. Se l'acqua del mare gorgoglia, vortica e crea disegni bizzarri, è un altro segno che uno tsunami è vicino. John sente che c'è qualcosa di strano nel sole. Attraverso i suoi speciali occhiali da sole super scuri, vede che ci sono dei bagliori irregolari intorno alla stella. Questi raggi bizzarri normalmente sono accompagnati da aurore nelle regioni polari, ma indicano anche una tempesta solare. Le tempeste sono solitamente causate da disturbi nel campo magnetico del Sole. In questo caso, le esplosioni di gas e radiazioni sulla superficie del Sole diventano così massicce e potenti da raggiungere anche il nostro pianeta. Fortunatamente le tempeste solari non sono molto pericolose per le persone, ma possono creare problemi ai campi elettrici e persino causare blackout. Il cielo su John si sta oscurando e sta diventando stranamente verde. Qualcosa lo colpisce sulla fronte. Ai! Raccoglie l'oggetto incriminato. È un chicco di grandine. All'aperto però non fa così freddo e non piove. Qualche secondo dopo sente un rumore avanzare rapidamente e trasformarsi in un forte boato. Sembra che un treno merci si stia dirigendo verso di lui. Ma non è un treno, è un tornado! La nube è nascosta dietro una colonna di detriti, ma John la riconosce all'istante. Se sei alla guida, John, allontanati il più possibile dalla tua auto. Trova un fosso, sdraiati e copriti la testa. Sei in casa? Allora allontanati dalle finestre e nasconditi sottoterra, se possibile. E per favore, John, fai molta attenzione se vedi delle nuvole a forma di cono. Sono sinonimo di forti temporali. Se noti che una di queste nuvole inizia a girare su se stessa, cerca immediatamente un riparo. La nuvola si sta trasformando in un tornado proprio davanti ai tuoi occhi. Il lato positivo è che John dovrebbe preoccuparsi solo delle nuvole coniche calde. Quelle fredde sono innocue. La parte complicata consiste nell'individuare la temperatura delle nuvole che abbiamo davanti. Ah, guarda! John ha appena avvistato degli alberi dalla forma strana. Assomigliano alla lettera J e crescono su un pendio. Significa che il terreno sotto i suoi piedi è probabilmente instabile. Se continua a camminare, c'è il rischio che frani tutto. Le onde quadrate si formano quando due modelli d'onda diversi si scontrano l'uno con l'altro. Questo fenomeno sembra davvero impressionante. John, no, non entrare in acqua. Continua a guardare dalla riva. Le correnti trasversali in quel punto possono facilmente trascinare sotto la superficie anche un nuotatore esperto. John continua a camminare lungo la riva. A un certo punto vede delle onde selvagge e agitate che trasportano detriti e alghe. Questa volta rimane fuori dall'acqua. Sa che può essere il segno di una forte corrente di risacca. Questa corrente può essere letale anche per i nuotatori più esperti. Che ne dici di una passeggiata nel parco? John sembra apprezzare questa idea. Il sole splende nel cielo limpido. All'improvviso nota una nuvola verticale che cresce rapidamente. Inizialmente è bianca e brillante, ma man mano che si avvicina, a una velocità allarmante, diventa densa e color inchiostro. Il cielo si sta scurendo e c'è molto vento. Solo allora il ragazzo si accorge che i peli gli si stanno rizzando. È il segnale che sta per essere colpito da un fulmine. In questo preciso momento, nel suo corpo, si stanno sollevando delle cariche positive che si dirigono verso la parte negativa del temporale. Se non reagisce in fretta, queste cariche si incontreranno.
Non c'è nessun posto dove nascondersi. John dovrebbe accovacciarsi e cercare di rendersi più piccolo degli oggetti che lo circondano. No, John, non sdraiarti per terra, potrebbe essere umido e l'umidità è un ottimo conduttore di elettricità. Esistono altri segnali che indicano un pericolo durante una tempesta di fulmini. I palmi delle mani di John potrebbero iniziare a sudare, potrebbe sentire strani crepitii provenienti da oggetti metallici, la sua pelle potrebbe iniziare a formicolare e potrebbe percepire uno strano sapore metallico in bocca. Inoltre, è molto probabile che John senta l'odore di cloro, è in realtà l'odore dell'ozono. Le cariche elettriche dividono le molecole di azoto e ossigeno, i principali gas che compongono l'atmosfera, in atomi separati. Quando questi atomi si riuniscono di nuovo, alcuni di essi producono molecole composte da tre atomi di ossigeno, l'ozono. Possiamo sentirne l'odore durante un temporale, perché le correnti d'aria portano questo gas dalle altre quote fino al nostro livello. Alcuni insetti sentono l'arrivo di una tempesta, si preparano al disastro naturale congelandosi. Così, quando John nota che gli insetti intorno a lui sembrano assopiti, sa che deve prepararsi. Le api sono in grado di prevedere i forti temporali. Queste creature iniziano a lavorare molto più intensamente il giorno prima che inizi a piovere. Mentre cammina vicino al fiume durante un periodo di forti piogge, John sente un suono roboante. Si paralizza dalla paura. È probabile che si tratti di un'alluvione improvvisa. Vede subito i detriti che scendono con il flusso. L'acqua sta rapidamente cambiando colore, diventando più fangosa e scura. Le alluvioni improvvise sono molto pericolose. John cerca immediatamente un riparo. Un altro giorno, John vede uno spettacolare muro di nuvole che sembra estendersi per circa 8 km. Nella migliore delle ipotesi si tratta solo di un forte temporale in arrivo, ma se la nube a muro inizia a muoversi in cerchio, allora è un tornado. John sta camminando su una montagna innevata. Passo dopo passo ascolta il ghiaccio sotto i suoi piedi. Il suono è piuttosto buono. John, forza, controlla se ci sono crepe intorno alle tue impronte. Se è così, è probabile che stia per verificarsi una valanga. Ben presto John vede una valanga muoversi nella sua direzione. Fa del suo meglio per allontanarsi. Nella maggior parte dei casi potrebbe evitarla scendendo verso valle e poi deviando lateralmente. Ma non questa volta. Rende conto di non avere abbastanza tempo e si dirige verso l'albero più vicino. Tenendosi stretto all'albero, la valanga potrebbe non trascinarlo con sé. Ma se non dovesse funzionare, dovrebbe provare a nuotare sulla neve in superficie mentre la valanga è ancora in movimento. In una bella serata estiva, John nota che le foglie con gli steli più morbidi si afflosciano all'improvviso. Potrebbe indicare l'imminente arrivo di un temporale. Prima di un evento temporalesco, di solito, l'aria diventa più umida e le foglie diventano umide e pesanti. In questo caso il vento le fa facilmente cadere. John vive in una casa piuttosto vecchia ed è abituato ad avere crepe nei muri interni, ma un giorno si accorge che alcune si sono allargate. E non è tutto, ce ne sono di nuove. È un campanello d'allarme perché vive in una zona ricca di calcare, quindi nuove crepe possono significare che una voragine sta per aprirsi vicino casa sua. John si affretta a tornare a casa, cercando di non perdere tempo ad ammirare le nubi a mensola. Sembrano uscite da un film di fantascienza. Si formano quando l'aria calda e umida rimane intrappolata nella corrente ascensionale di un temporale. Queste nuvole minacciose, il più delle volte, indicano che sta per arrivare un temporale.